Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Come avrete visto dall'anteprima o ovviamente dalla copertina, questo qui sarà un video Vogue Inspiration, un po' alla Basic Gaia, ma non voglio troppo copiarla perché io adoro i Basic Vogue, ma questo qua sarà un po' diverso perché io non sono in bagno ma sono in cucina e ricreeremo quello che va un po' a fare Hailey Bieber in questo video di Vogue che ho trovato super super interessante, quindi let's go! Prima cosa, anche noi clip ai capelli, praticamente, non lo so, sulle altre stanno benissimo, io sembra che sia tornata alle elementari. I'm gonna start with this Environ Moisturizing Toner. I love any toner that is great for hydration, helps to give you that glow. Lei utilizza un tonico e dice che adora questo step perché comunque è vero, inizia a dare una base di idratazione alla pelle. Io ho finito il mio classico tonico, quindi userò questa microessenza di Estée Lauder. Tra l'altro ho appena fatto una sheet mask e ho la pelle super rimpolpata. Next I'm gonna go in with the Rode Peptide Glazing Fluid. The most important step to me always is the skincare prep. Per chi non lo sapesse, Rode è la sua nuova linea di make-up che ha fatto vedere varie volte all'interno di questo video. Questo qui in particolare è un siero. In questo caso utilizzerò il mio siero preferito, ovvero il Lightweight di Aesop. Questo qui lo amo perché è pazzesco per una pelle misto grassa come la mia, contenendo... c'è un capello? Contenendo all'interno i Ylang Ylang, aloe vera e pantenolo. La mia cosa preferita. This specifically we call our peptide powerhouse. I love peptides because they are great for anti-aging but also great for hydration, moisturizing the skin, leaving it plump and dewy and glowy. Lei quindi ha applicato la crema sempre del suo brand, io applico una crema sempre per quelle mista di Aesop, ovvero la Into Minds. Ho cercato di mettere un po' meglio le mollettine con scarsi risultati. La cosa che fa dopo non l'ho vista fare a nessuno, quindi la trovo interessante, anche se ho qualcosa da ridire. Go back with the peptide glazing fluid, just do one pump. I'm gonna go on top of that with the Dew Forever Eye Mask, the reusable. Praticamente utilizza di nuovo il suo amato siero che vedrete riutilizzare un sacco di volte e lo applica sul contorno occhi e sopra mette delle maschere appunto per il contorno occhi riutilizzabili. Ok, carino. L'unica cosa che vi consiglio è non applicate mai un prodotto per il viso nel contorno occhi perché è una zona super delicata e non avete idea di quanto sia sottile, quindi vi consiglio di applicare un prodotto specifico e studiato apposta per il contorno occhi. Io vado ad utilizzare l'Exalted Eye Serum e tresciata. Poco fa ho trovato questi eye patch che in realtà si usano nel kit di laminazione, ma siccome li ho trovati terribilmente inutili per quello ho detto ma forse per questo possono essere utili, ma io non ho mai visto questi patch riutilizzabili, quindi noi ci arrangiamo in maniera molto... Quindi prendo il mio siero contorno occhi, ne prendo giusto due goccine e le tampono qui. Praticamente non ho mai avuto la pelle così idratata in vita mia. E poi su ci applico questi qui. Tengo in posa giusto qualche minuto e vado a massaggiare. Tra l'altro vi consiglio di tenere tipo questi prodotti contorno occhi in siero nel frigo per un effetto super fresco e decongestionante, io li amo. Now I'm going to start my glam, my makeup. I love glowy foundation. I love something that feels like it's just enhancing the skin. I love the Chanel Vita Lumiere. Ugh, don't come for me for butchering that. Because I really love that natural, natural skin, I like to take one pump of the peptide glazing fluid and just mix it. Lei ama la pelle con un effetto super naturale, quindi utilizza questo fondotinta di Dior. Io amo invece
questo qui di L'Oreal, la Core Parfait Nude, che in realtà è già un siero, quindi va a simulare un po' l'effetto che crea lei mischiando sempre il suo siero oppure con il fondotinta. Ma ci proveremo pure noi. Vado sempre con il siero a base di aloe vera di Aesop, giusto due goccine. Questa shade è un po' scura, ma forse matcherà col mio corpo che è lievemente abbronzato. Tra l'altro anche Hailey Bieber ha il mio stesso problema, quindi è più bianca in viso e collo piuttosto che nel corpo. Questo siero è letteralmente quello che descrive lei, quindi uniforme all'incarnato, ma è talmente leggero che sembra che stia applicando letteralmente un siero sulla mia pelle e basta. Cioè, io non sento fondotinta. Tra l'altro in questi giorni per andare al lavoro avevo utilizzato un altro fondotinta, perché questo effettivamente... forse adesso matcha un po', però era un pelino scuro inizialmente. E mi ero dimenticata di quanto fosse bellissimo questo fondotinta di L'Oreal. So I brought it down into my neck too. I go a little bit darker with my face foundation because my face is always more pale than my body and I want to try to warm it up and match it. Più scuri. Eccomi, sono io. This is the Kosas concealer. I just love that it's like creamy and hydrating and leaves just this dewy finish on the skin. Correttore cremoso idratante, io utilizzo questo qui di Sephora. Lei lo applica un po' in questa zona, qui, qui, e lo va a sfumare con una blender. Inoltre questo qui è un look che lei ha pensato per un date night, quindi un appuntamento durante la sera magari. Opinione mia, è un look semplicissimo che potete ricreare anche quotidianamente. I want to put a little bit of concealer. Where I learned this one, you guessed it, applica I saw it on TikTok. Un altro po' di correttore seguendo questa linea, che effettivamente ha rivelato aver copiato questa cosa da un hack di TikTok. Quindi anche Hailey Bieber si va a spulciare i trucchetti make-up di TikTok. In questo modo l'effetto sarà un po' più liftato. Ed effettivamente forse un pelino, diciamo, dà questo effetto. This is the Tom Ford Shade and Illuminate. I've been using this for years, that's how much I love it. Ok, quindi adesso il suo step è quello di fare un contour. Sembrerebbe un prodotto in crema, ma non lo specifica in realtà, quindi non ho capito bene se utilizza un prodotto in polvere o in crema. Siccome utilizza un pennello di questo tipo, non credo sia un prodotto in crema perché sarebbe un po' difficile da sfumare. Quindi vado con la Sassy di Mulac, il colore che in realtà è un po' più colore da bronzer, quindi un po' più caldino. Ma ce la facciamo andare bene. Dice che non fa col pennello così, quindi una linea netta, ma lo sfuma appunto in maniera molto molto diffusa. E lo applica anche sulle tempie e un po' sul naso. The base that I'm using for the eye is R.E.M. Beauty. This is Ariana Grande's brand. I love this eye product. It's... Ed eccoci qui, io non possiedo un ombretto liquido, quindi ho ben pensato perché non utilizzare un blush in maniera molto leggera e diffusa come fa lei. Quindi prendo un pennello ampio di questo tipo, mezza puntina di questo blush di Primark, tra l'altro il suo è un colore completamente diverso. Dai, sapete, secondo me ci va vicino. This is the Kylie Cosmetics Stormy palette. She doesn't make it anymore. This is the color Perfect Storm. Credo che il colore sia praticamente identico e questo è Illusion della Dreamy di Nabla. Quindi prendo lo stesso pennello di prima e lo applico in maniera molto diffusa, un po' dove abbiamo applicato il colore in crema. Praticamente il segreto è quello di creare delle ombre super diffuse. E lei ne applica un pelino anche giù. Rowan Beauty
eyeshadow palette in Mood Forever, this one right here. Lei ha utilizzato quella palette, noi utilizziamo questa di Anastasia Beverly Hills, il colore Glistening, che secondo me ci va tanto tanto vicino perché è uno champagne come il suo, che applica un po' su tutta la palpebra. Anche qui in maniera che non avete idea, dovete proprio sfiorare la cialda e l'occhio, niente di super shimmer. I'm going to go with the Perfect Storm eyeshadow and just go back over right in my crease. Ritorno con la palette di prima e il colore di prima, quindi riprendo Illusion dalla palette di Nabla e lo sfuma leggermente di più nella piega. Quindi in questa zona qui. Inoltre vi ricordo che se siete nuovi è giunto il momento di cliccare il tastino rosso che trovate in fondo per iscrivervi al canale se vi faccio almeno un pizzico di simpatia. This is the Anastasia Clear Eyebrow Gel. Lei utilizza un semplice brow gel, io utilizzo questo qua della Cien che onestamente non so se ancora sia in commercio. E va un po' a pettinare all'insù, quindi dovrò copiarla. Un po' così. Spettinate. Questo qui non è trasparente come il suo, ma anzi dà un lieve colore. The mascara I'm going to use is the MAC Extended Play Giga Black Lash. Sky Eye di Maybelline. Tra l'altro lei sottolineava che ultimamente le piace applicare il mascara solo nella parte superiore delle ciglia e non in quella inferiore, perché trova che sia un effetto più pulito, più carino. Quindi faremo lo stesso. I've talked about this Makeup Forever palette before, I really love it. I'm going to use this color right. Lei utilizza ovviamente un'altra palette per i blush, io utilizzo sempre la stessa di Mulac, lo applica in questa zona. I'm going to go back with the Tom Ford Shade and Illuminate palette and I'm going to put the highlighter on. Le ritorna alla palette che ho utilizzato del bronzer, anche noi, per utilizzare l'illuminante. Lo applica direttamente col polpastrello e va sulle aree importanti, quindi qua, sotto il sopracciglio. Un po' anche sul naso. Absolutely love this Makeup Forever multi-use lip eye wherever pencil. Io utilizzerò questa matita di Kylie del kit 808. 808 colorazione Kylie, che è molto simile a quella che utilizza lei, un po' caldina nude. I am definitely an overliner of the lips, but not dramatically, just a little bit. I like to kind of just like buff it out and blend it out a little bit. And then on the top, the only place I really overline is just right here in the Cupid's bow, and then I follow my natural line as I go down. Quindi lei ci svela il suo segreto, ovvero di andare con la matita leggermente nella zona dell'arco di Cupido e poi rientrare nella sua linea delle labbra naturale. Dopodiché la va a sfumare. I'm gonna go in with the Rode Peptide Lip Treatment. E alla fine, come tocco finale, applica un altro prodotto della sua collezione, ovvero un prodotto con peptidi, se non erro, che va anche a rimpolpare le labbra. Noi utilizziamo il Lip Injection di Too Faced. And the last thing I'm going to do is a little bit of powder. This is the Kosas Cloud Set. Ultimo step, ma non per importanza, un velo di cipria che le applica solo nelle zone dove necessita. L'applico anche con un pennello come il suo. Lei insiste su questa zona perché dice che è quella dove frequentemente appunto tende a lucidarsi e rovinarsi un po' il fondotinta. Concordo. Tra l'altro applicare la cipria traslucida con un pennello preciso come questo rende il tutto ancora più bello secondo me. This
This is my go-to night out, glowy date night look. Thank you so much for watching. I had so much fun. Quindi questo è il risultato finale. I miei capelli non sono belli come i suoi. Il make-up, devo ammettere che tutto sommato è carinissimo. L'ho voluto ricreare perché secondo me è proprio azzeccatissimo con questo periodo un po' più caldo, super facile, super glowy, letteralmente semplicissimo, ottimo come make-up quotidiano o anche appunto, come dice lei, da sera. Spero tanto che questo video, diverso dal solito, vi sia piaciuto. Se così fosse, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se volete farmi un piccolo favore, oppure di seguirmi su TikTok, Instagram, dove pubblico un po' di tutto. Come fa lei alla fine? Un tocco di gloss. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!